Utente Android, a me perché oggi parliamo di un argomento sempre molto acceso, anche controverso per certi versi, ma che interessa e tocca tutti quanti noi che utilizziamo uno smartphone. Sto parlando della registrazione delle telefonate. C'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce, ma in questo video vi svelo tutti i segreti per fare la registrazione delle telefonate e sì, anche con le cuffie e anche con le cuffie Bluetooth. Ma prima, sigla! La questione della registrazione delle telefonate è abbastanza delicata, perciò prima di illustrarvi i metodi con cui effettuarla, vi devo spiegare delle cose, perciò statemi ad ascoltare perché quello che vi sto per dire è molto importante per capire lo stato delle cose. Anche perché ho visto altri canali parlare di questo argomento, ma con un po' di sufficienze, quindi generando confusione nei commenti degli utenti che magari non riescono ad effettuarle e quindi si chiedono confusi che cosa stiano sbagliando. Perciò ho deciso di indagare, andare un po' più a fondo per spiegarvi qual è la situazione. Del blocco della possibilità di registrare telefonate si parla ormai da qualche anno, soprattutto da quando Xiaomi è arrivata in Europa e sono quindi nate le ROM europee, e contestualmente a ciò l'azienda ha deciso di sostituire le proprie applicazioni telefonica e per i messaggi con quelle di Google, probabilmente per accordi fra le due aziende, ma in realtà è un qualcosa che tocca non soltanto Xiaomi ma anche altri produttori, perché le persone si sono ritrovate ad acquistare telefoni che fino a qualche anno prima gli permettevano tranquillamente di registrare telefonate e che adesso non lo possono più fare. Ma appunto questo non è un blocco che riguarda Xiaomi o le altre aziende, quanto piuttosto Google e Android. Chiaramente ciò ha generato malcontento in molti. Purtroppo Google, a partire da, credo di aver capito, Android 9 o comunque da Android 10 in poi, ha bloccato l'accesso alle librerie API, ovvero alle librerie software, che in precedenza le applicazioni di sistema o di terze parti utilizzavano per accedere al flusso audio delle telefonate. Se avete già provato a scaricare delle applicazioni per la registrazione delle telefonate, probabilmente vi sarete accorti che la qualità ottenuta non è il massimo. Questo perché cos'è che fanno queste applicazioni? Non potendo accedere al flusso sonoro vero e proprio delle telefonate, ne simulano una registrazione. Cioè, cosa fanno? Utilizzano il microfono del telefono per captare la nostra voce e quella dell'interlocutore. E come la captano quella dell'interlocutore? Beh, la captano o dalla capsula auricolare, se stiamo telefonando tradizionalmente, o dallo speaker, se siamo in viva voce. Questo però ovviamente ha due grossi limiti. Il primo è che se non avete un telefono con un buon impianto microfonico e audio, beh, la qualità ne risentirà, specialmente se siete in una zona affollata, insomma, se c'è molto rumore attorno a voi, questo sarà chiaramente sommato alla registrazione che avete ottenuto. Il secondo limite riguarda appunto le cuffie, perché se per esempio io facciamo finta che sto usando queste cuffie, nel momento in cui le indosso e il microfono è qua, capirete da voi che il microfono che è appunto qua non riesce a captare l'audio che è ficcato nelle orecchie. Proprio per questa disparità oggi vi spiego due metodi per la registrazione delle telefonate sul vostro telefono. Il primo riguarda quegli utenti che hanno uno smartphone normale, non moddato, quindi con un software originale. Il secondo, invece, che è quello più completo, riguarda coloro che invece hanno uno smartphone moddato e con i permessi di root attivi. Quindi nel caso rientrasse da questi, saltate direttamente al punto del video che vi interessa, che trovate qua sotto nella barra del video. Prima di procedere però un'altra doverosa ma breve precisazione. Che se ne dica, in Italia la registrazione delle telefonate è perfettamente legale, anche se il vostro interlocutore fosse all'insaputa che sta avvenendo. Questo a patto ovviamente che la telefonata rimanga privata, altrimenti incorrereste nel reato di condivisione, quindi non potete pubblicarla su internet e sui social, né tantomeno condividerla ad un vostro contatto. Fra l'altro, forse non lo sapete, ma le registrazioni telefoniche possono essere utilizzate come prova giuridica, avendo un vero e proprio valore legale, qualora magari foste sotto processo, magari sotto un atto giudiziario, e la telefonata che aveste registrato vi potesse in qualche modo scagionare o dare qualche prova a vostro favore. Ok, iniziamo con il primo metodo, quindi quello dedicato a chi ha uno smartphone non moddato. L'applicazione di terze parti che vi consiglio, che è universalmente quella più
utilizzata dalle persone, si chiama Cube ACR. La trovate in descrizione, è un'app gratuita, se non per qualche funzionalità aggiuntiva per cui è necessario un account premium, ma di cui poi sostanzialmente potete anche fare a meno. L'altra grossa comodità di questa applicazione è che non funziona solamente con le telefonate standard, ma anche con quelle tramite WhatsApp, Telegram, Skype e Facebook Messenger. Allora, una volta che l'avete scaricata e concessi tutti i vari permessi, vediamo come funziona. Facciamo una prova di telefonata al buon Dario, così potete anche sentire la qualità della registrazione che vi farò sentire nel mentre sta avvenendo. Buon pomeriggio Dario, la disturbo? No, prego, prego, faccia. La sto chiamando per testare la qualità audio dell'applicazione, se vuole cogliere l'occasione per un saluto ai nostri utenti, ne ha facoltà. Sì, molto volentieri, saluto tutti gli utenti di digitchina.it e ci vediamo al prossimo video sul canale. Perfetto. Aspetta, prima di salutarci, adesso sei con la capsula auricolare, vabbè, a te non cambierà nulla, adesso switcho con il viva voce se riesco, così sentiamo anche la differenza, parla pure, prova. Pronto, prova. Ok, questa è la differenza di qualità. Tra l'altro a schermo, vedete, abbiamo questa interfaccia che è possibile spostare e con questi due pulsanti, con quello principale possiamo interrompere la registrazione come ho fatto in questo momento e con quello accanto possiamo impostare la disabilitazione automatica quando partono le chiamate con questo numero in questione, perché l'applicazione è preimpostata perché registra in automatico tutte quante le telefonate, anche se è possibile disattivare, adesso vi faccio vedere come. Intanto Dario, ti saluto, grazie mille di esserti prestata a questo esperimento come cavia da laboratorio. A disposizione. Perfetto, la ringrazio, un saluto, un bacione. Ciao. Appunto, l'applicazione di base registra in automatico qualsiasi telefonata, questo per ovviamente comodità, in modo tale che ogni volta che riceviamo o facciamo una chiamata non bisogna farlo partire noi. Ma se volessimo disabilitarlo, basta andare qua nel menu delle tre lineette in alto, cliccare su registrazione e disabilitare eventualmente la voce registrazione automatica. In questo modo dovremo essere noi personalmente ad avviarla ad ogni telefonata che ci interessa ovviamente registrare. Nel caso in cui invece volessimo a priori escludere dei contatti, possiamo cliccare su contatti esclusi e in questo caso, vedete, io per esempio durante le mie prove ho escluso questi, ma possiamo cliccare su aggiungi e si aprirà la rubrica e da lì potremo selezionare quei profili di cui appunto non ci interessa effettuare le registrazioni. Sempre da questo menu poi potete regolare tutti quanti i livelli per quanto riguarda le registrazioni qualora aveste notato dei dislivelli, mentre invece nel menu backup archivio trovate sia la directory, la cartella in cui vengono salvate le registrazioni, sia la possibilità di fare dei backup con tutti quanti i vari principali account di cloud, quindi Google Drive, Dropbox eccetera, però in questo caso appunto è necessario che abbiate un account premium, quindi nel caso appunto vi servissero potete farlo. E passiamo quindi al secondo metodo, ovvero quello dedicato a chi ha uno smartphone moddato e con i permessi di root. Ovviamente non starò qua a dirvi, a spiegarvi come si modda un telefono, nel caso fate le vostre ricerche su Google online e poi tornate qua su questo video. Quello di cui abbiamo bisogno è Magisk, quindi aprite l'applicazione e nei moduli installati in Magisk dovete cercare questo Call Recorder Squalex. Questa è un'applicazione che una volta installata la ritrovate nel drawer sotto forma di Call Recorder. L'interfaccia è molto simile a quella dell'applicazione che abbiamo visto poco fa, con le tre lineette possiamo accedere alle impostazioni, qua regolare chiaramente tutte quante le impostazioni relative alla qualità, relative all'interfaccia, relative a come ci si appunto interfaccia l'applicazione, però quello che conta è il fatto che con questa applicazione è possibile registrare le telefonate anche con le cuffie. Adesso ve le faccio vedere. In servizio clienti Vodafone. Questa è una prova di telefonata con le cuffie cablate e dovete sentire sia me che l'interlocutore. Informativa in servizio clienti Vodafone ti dà il benvenuto. Questa invece è una prova con le cuffie Bluetooth e anche in questo caso dovete sentirmi non benissimo, ma dovete sentirmi. Insomma, questi sono i due metodi più efficaci per fare la registrazione delle telefonate sul vostro smartphone. Qualora aveste dei problemi, scrivetemelo nei commenti, io cercherò di aiutarvi e noi ci rivediamo ad un prossimo video.